quanto poi ci sono delle risposte tecniche che sicuramente mostrerà Nicola, noi ci limitiamo ad un caso molto diverso, che è questo. Per cui le risposte ad un attacco che viene dato di taglio sono semplicemente sfruttare la resistenza meccanica che offre l'armatura per assorbire il colpo e poi entrare a misura e puntare appunto a quelle parti scoperte. Fatto questo, breve, a vedere le basi secondo il gradatoria di quello che è il combattimento in armatura. Come detto prima, la posizione della spada è una posizione in armeggio. Il gradatoria non mostra delle guardie precise, si intuiscono semplicemente da quelle che sono poi le azioni. Pertanto avremo semplicemente tre guardie principali. La prima è questa, con la spada tenuta in basso. La seconda, spada tenuta in alto. La terza, in cui abbiamo la spada laterale. Tutto questo serve perché i colpi sono pochi ma precisi. I colpi sono tutti diretti, come sottolineato anche questo più e più volte da Giovanni ieri, sono tutti diretti ai bersagli sensibili. Una persona in armatura offre come bersagli sensibili i punti sotto le ascelle, sotto la gola, qualora non abbia un barbozzo come quello che avrei dovuto indossare io, sopra l'elmo, o se non ha una protezione per la gola come quella di Mietto, alternativamente il petenicchio di fiore. Chiariamo un paio di aspetti che nella pratica ho visto. Allora, il primo punto è che sono io che devo crearmi, come nel segnale di ieri Francesco, l'occasione perché la tecnica riesca. Se lui rimane con la spada bassa e la punta verso di me, è ovvio che non andrò a fare questo movimento. Ma se dal contatto io penso di spingerlo e lui alza le mani, per poi andare a fare una tecnica successiva, allora è qui che io sfrutterò il movimento per acchiapparlo. Di contro, si rimane sempre nella stessa posizione, il piede sinistro davanti. Se io alzo col destro durante la tecnica per arrivare al bersaglio, sono incastrato. Mentre rimanendo sul piede sinistro e lavorando con spalle e il bacino, con spalle e bacino riesco ad eseguire questo movimento. La seconda parte, come qualcuno ha notato, se entrambi si muoviamo per eseguire lo stesso movimento, io non andrò a prendere più il suo polso, ma tramite uno scorrimento dentro la mia mano vado a prendere l'altro voglio. Ok? Facciamo la nostra parte che è più chiaro. Pertanto, contatto, ci si alzano le mani necessariamente, non riesco a prendere il suo polso, scorro dentro la mano, passo sempre dentro, ma invece di andare in questa direzione vado in quest'altra. A questo punto la leva è molto forte. Se ho bisogno di ancora più forza, allungo la mano sulla punta della spada e crea una leva ancora maggiore. Questo ha due effetti. Il primo è che gli spezzo il braccio. Se lui non vuole farsi spezzare il braccio, sarà costretto ad aprire la mano. Nel momento in cui io lo prendo, lui apre la mano per lasciare la presa,
io stringerò la fissura, lo metterò in questo tipo di legamento, gamba dietro e lo mando a terra. Legamento, alzo le braccia, scorro dentro la mano quanto basta per arrivare dentro la sua misura, non lascio mai il contatto con le mani, con le sue mani, passo dentro esattamente come prima, ma mi dirigo sull'altro gomito, pomolo sul gomito, alzo e lo levo. Prego. Farò un'azione molto diversa. Con la mia mano sinistra vado a controllare il suo polso. Ok? Da questa condizione siamo quasi entrambi bloccati, quindi non va avanti, non va indietro, stessa cosa io. Ma io ho il vantaggio di avere più spinta, perché lui tiene la spada, mi aggancio sul suo polso, sulla sua spada e lo spingo. Una volta spinto, gli infilo la spada sotto l'ascella, lasciando ovviamente spazio per la mia mano alla manovra, passo con il piede destro di fronte a lui e, avendo ormai la leva tra il polso, la spada e la sua spalla, lo mando